bravi ragazzi, bravi. Intanto mi sa il nome e cognome è Mauro. Mauro Moscarà, comitato del Gemini. Noi oggi siamo qua per dimostrare che nonostante le migliorie che ci sono state sul tracciato che interessa Geminiano, noi comunque protestiamo contro quest'opera perché riteniamo che comunque sia un'opera dannosa per la città e soprattutto il nord. La gente di Geminiano qua oggi dimostra che non si voleva difendere il proprio giardino, ma bensì sia una visuale molto più ampia sullo stadio. Quindi non ci interessa se ci tolgono i dedotti da sotto casa, ma noi difendiamo comunque la salute dei nostri figli che vivono e studiano e noi lavoriamo un po' al centro. E quindi siamo qua per rafforzare, dire che la nostra lotta continuerà nonostante queste varianti che sono uscite dalla società. Ecco, questa convinzione, no, perché se ce l'avete evidentemente avete un'informazione più ampia, ma perché no? Cioè, avete la certezza, cioè, se qualcosa bisogna fare, perché così da noi, secondo voi, veramente? Cioè, ma senso... veramente questo qualcosa si deve fare è stata sempre la giustificazione che i politici hanno dato. In realtà dal dibattito pubblico è scaturito che ci sono forti dubbi sull'utilità di quest'opera. In realtà quest'opera qua non serve alla città di Genova e i problemi del traffico di Genova si possono risolvere, ma si risolvono facendo una politica della mobilità diversa da quella che si sta facendo. Tipo pensare di realizzare delle linee metropolitane che colleghino la Val Polcevera e la Val Bisagna col centro di Genova. In questo modo si eliminerebbe un grosso problema di traffico. La Gronda è stata spacciata come la panacea per Genova, come se realizzando la Gronda si risolvesse i problemi di traffico. In realtà porterà ancora più traffico su Genova. Quindi siamo contrari per questo, perché riteniamo che nel 2010 realizzare una nuova autostrada al centro di una città sia una cosa assurda. Scusate, ho dovuto dire così almeno abbiamo chiarimenti. State lì, state che vi prendo.